Ciao, sono Wheaton Tube e benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo di questo pedale, il Bass Bender di Fattoria Mendoza, un fuzz al germanio ispirato al Tone Bender. Per chi non lo sapesse, il Tone Bender è uno dei pedali che ha fatto di più la storia del rock dalla fine degli anni 60 in poi e aveva solamente due controlli, il livello e l'attacco, che qua si chiamano sustain e volume. Fattoria Mendoza ha aggiunto un terzo controllo, il timbro, che è molto interessante. Quando il pomello è ruotato tutto a destra, noi ascoltiamo il pedale direttamente dall'amplificatore, così com'è. Man mano che lo ruotiamo, andiamo a stimolare praticamente una riduzione del diametro del cono dell'amplificatore, man mano si accorcia. E quando è tutto chiuso, è come se sentissimo la chitarra, il pedale, da una radiolina. In pratica questo è un filtro lo-fi, che è molto interessante e molto divertente. Adesso passiamo al looper e conosciamo meglio questo pedale, Bass Bender di Fattoria Mendoza.
Siamo arrivati alla fine del video e prima di salutarci voglio dirvi un pochino le mie impressioni su questo pedale. Innanzitutto mi sono divertito un sacco perché sono un amante del rock di fine anni 60, inizio anni 70, insomma quei suoni fanno parte del mio DNA musicale. E questo pedale me ne ha forniti tutti veramente a portata di dita. Il fatto di avere un ulteriore filtro qua al timbro rende il tutto ancora più divertente, più sperimentale, quindi insomma se cercate un fuzz ispirato a quelle sonorità ve lo consiglio caldamente. E alla base di questo pedale, per darvi un'idea, c'è il suono delle testate di Hendrix imballate quando suonava dal vivo e credo che questo risultato sia stato pienamente raggiunto. Da un punto di vista costruttivo, come avete visto anche dagli altri video che ho fatto sui pedali di Fattoria Mendoza, è lo stato dell'arte, quindi non vi sto di nuovo a raccontare tutta la componentistica, la qualità, insomma, stato dell'arte made in Italy. Ve lo consiglio e vi lascio il link in descrizione. Se vi è piaciuto questo video fate like, iscrivetevi a TonTube e ci vediamo presto per altri video. Ciao!